Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe o nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa, invece mentre tu fai l'elemosina non sappi la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe o negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa, invece quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Questo testo viene letto di solito il giorno del mercoledì delle ceneri e ci vengono presentati in quel tempo all'inizio della Quaresima questi tre elementi fondamentali del nostro cammino spirituale, che sono l'elemosina, la preghiera e il digiuno. E più volte viene esortato, Gesù esorta i suoi discepoli che vivano questi tre elementi perché abbiano senso, altrimenti non ha alcun senso se non è vissuto, visto nella sua ottica giusta, nella sua giusta prospettiva, solo il Padre tuo che vede nel segreto, che vede quasi nel nascondimento quello che tu vivi, quello che tu fai, quanto è importante in questo senso, vivendo appunto alcuni aspetti importanti della nostra fede, non per essere lodati, visti o ammirati dalla gente, che facendo in questo modo, in questa ottica, perde totalmente il suo significato profondo, sia che esso sia la preghiera, l'elemosina o il digiuno che noi possiamo vivere, ma quasi nel nascondimento, come ogni cosa importante della nostra fede, della nostra vita, vivere quasi nel nascondimento, come un testimone nascosto, perché custodire l'essenziale di fatto a volte non sono io o che gli altri vedano che io faccio questo o quello qual, cosa è essenziale in tutte le cose, in tutti i segni, aspetti importanti della fede, che cosa è fondamentale. Che cosa è essenziale che gli altri vedano o che io abbia vissuto l'esperienza di incontro profondo con Dio, con il Padre. E dice solo il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Perché io potrei fare queste cose? Non per essere visti, lodati o ammirati dalla gente, ovviamente l'ipocrisia a volte che non ci porta da nessuna parte, ma tutte queste cose lo faccio, lo vivo per incontrarmi con il Padre. Il credente lo vive per incontrarsi con il Padre, perché ci sia una relazione profonda, un incontro profondo con il Padre. Molto interessante, c'è proprio un rovesciamento di prospettiva, perché sono aspetti fondamentali della nostra fede. Di solito in questo contesto, questo testo che viene letto all'inizio della Quaresima, il mercoledì delle ceneri, che abbiamo appunto l'elemento delle ceneri, che è all'inizio del tempo della Quaresima. Le ceneri come elemento della nostra esistenza di solito dovrebbero essere collocate alla fine della nostra esistenza, nel senso che noi alla fine diventiamo ceneri, polvere, terra, niente, nulla. Invece, nell'ottica della fede, questo elemento delle ceneri viene collocato all'inizio, perché c'è un rovesciamento di prospettiva. Non è dalla vita verso la morte, ma è dalla morte verso la vita.
dalla morte verso la risurrezione, dal niente verso l'incontro profondo con il Padre. Quanto è importante cogliere ciò che conta veramente nella nostra vita quando viviamo qualsiasi aspetto importante della nostra fede, cogliere l'essenziale, che non sono io, ma eventualmente Dio ed eventualmente l'incontro importante che si vive attraverso questi segni, questi aspetti e che solo così hanno senso, appunto. Sia lodato Gesù Cristo.